Prima di iniziare questo video devo fare una premessa. Parte del video che state per vedere è stato registrato prima della scomparsa di Luca. Ci tenevo a specificarlo proprio perché sono state settimane difficili. Il video doveva essere incentrato solo sull'evento che abbiamo fatto al park, ma come ho sempre fatto non voglio nascondervi niente di quello che mi succede, quindi voglio mostrare la realtà dei fatti dedicando anche questo video a Luca. Ragazzi, è giunto purtroppo quel momento che non volevamo. È da praticamente prima dell'estate. Avevamo in mente di rifare il roll-in grosso del Monza Pizza Bike Park, però abbiamo sempre detto: vabbè, lo facciamo dopo l'estate. Adesso vi faccio capire perché dobbiamo rifarlo. Ah, ragazzi, praticamente del marciume dobbiamo ripannellare tutto, perché a breve ci sarà il Monza Pizza Invitational, quindi la gara FNB World Tour deve essere tutto perfetto, nuovo. Step numero uno: mondare tutto, fratello, perché guarda, queste assi non sono troppo belle. Adesso, per fare le cose safe, teremo un pannello alla volta e lo sostituiremo. Allora, abbiamo tolto completamente il piano sotto e rifatto completamente, già avvitato il pianetto. Adesso ripannelliamo tutta la discesa, poi ci manca da sollevare tutto questo e bella bella. No! Oddio! Un attimo, oh, figa. Su e giù, c'hai 28 anni, te l'avranno insegnato i tuoi genitori con questo coso. All'alba del terzo giorno lo step down è completamente finito, con tutti questi bei pannellini di CarPlay. Quindi, raga, questo roll-in per almeno altri 10 anni. Siamo a posto. Ah, tra l'altro, scusate, aspetta, non ho fatto vedere il tocco di classe. Aspetta, c'è un tocchettino di classe. Guarda lì davanti, che lavoro. Il cartello del buon Mauro di Massive. Anche se in realtà Mauro qua non ci ha aiutato, però, Il lavoro che ci premeva di più dall'inizio era proprio rifare tutto il piano dello step down, ma come avete visto ce la siamo cavata molto bene. Adesso stiamo rifacendo bene o male piano piano tutta la linea grossa, che sarà la linea dove ci sarà il contest. Però in realtà nelle scorse settimane, con tutti i ragazzi del park, abbiamo già tirato bene o male a lucido il park come non lo è mai stato. Tra i vari lavori che abbiamo fatto abbiamo cambiato tutte le moquette dei roll-in, quindi abbiamo scannellato i pianetti e sembra abbastanza reggere. Chiaramente dopo l'estate abbiamo tagliato tutto il prato e lì ogni volta, ragazzi, sembra piccolo ma il parco è veramente grosso e molto faticoso. Siccome alla gara ci sarà il pubblico, abbiamo pulito gli spalti, cioè le tribune che abbiamo qui dietro. Abbiamo aperto un nuovo passaggio dagli spalti al parco, che sarà una zona di passaggio appunto per il pubblico, per passare dalle tribune al prato interno al parco. Abbiamo rimesso finalmente, raga, il mulch nuovo per il parco. E poi stiamo riniziando a fare anche la pantra che i panettoni. Ora però il focus è la linea grossa, chiaramente. La stiamo tirando a lucido. Era già perfetta, raga, perché era già girabile. La riscepiamo tutta. Allora, non so se voi vedrete le differenze, non si capirà mai come al solito, ma raga, questa è la seconda vera battuta che questa linea prende da quando l'avevamo costruita un anno e mezzo fa circa. E quando la ricostruisci tutta così diventa veramente di marmo. Già adesso, raga, per noi a occhio si vede un sacco la differenza rispetto a prima, soprattutto il pianetto, che in realtà prima faceva perdere tanta velocità. Adesso, quando questo prende questi 2 giorni di sole, raga, questo qua diventa di marmo estremo. Ora i bambolini qua stanno facendo anche il secondo landing, il secondo salto grosso, e la cosa bella, raga, che quello è l'ultimo salto che shaperemo. Ma l'opera che abbiamo completamente cambiato al park è stata la spina, che abbiamo notevolmente incazzato, raga, questa, nel senso è molto più ripida. Non abbiamo ancora provato niente però di tutto ciò, quello è il problema. Quindi adesso vado a finire ad aiutare, spaliamo ancora e poi test. Ora abbiamo qui shaper ufficiale, guarda qui, mette a disposizione il pagerone nazionale. A few moments later. Respiro profondo. Respiro profondo. Il livello dell'olio è basso. Ragazzi, è giunto quel momento. Slopestyle line. Bello, cazzo. Raga, abbiamo cambiato di 1 metro raggio del kick. È un altro salto. Prima il kick dava sempre un po' tutto un calcettino in culo, diciamo. Linearissimo adesso. Zero pedalate per adesso, whippatona. Oh, c'è il telo in mezzo, buongiorno. È velocissima la linea. Vediamo
Mamma mia! Sai che è più bella così a tutti gli effetti? Più trailosa, dà lo stesso identico feeling dei mini trail di La Poma. Ora raga, prima del riding serio, come vedete, guardate i guantini che avevo fatto l'anno scorso. Vedete che ormai non hanno più vita. E li ho finiti, quindi cosa era da fare? Raga, quest'anno collezione plain. Abbiamo voluto veramente fare le cose fighe, ma lasciandole molto pulite. Cappellino, maglietta, felpa, guanti e calze. Abbiamo cercato di fare diversi tipi di prodotti, anche un po' a seconda del budget che volete spendere. Posso dirlo, quest'anno la hit della collezione, questa felpa, che tra l'altro adesso vedete, è andata giù la luce, quindi è quasi sera, sono le 6:30. E il logo dietro è praticamente grigio come la felpa. In realtà quando si illumina, questa è tipo la superficie riflettente, ha detto bene Ricky, proprio riflette un botto e diventa cangiante praticamente, color arcobaleno. Damn, what is that, bro? Abbiamo fatto maglia verdona con logo ricamato. Per i più attenti, io questa maglia la indossavo già quasi un anno e mezzo fa, perché la Bea me ne aveva fatta una a mano, camata col mio loghettino. Quando mi ero fatto male, ho detto: cavolo, ma quella maglia lì è proprio figa, e l'abbiamo riprodotta. Il cappellino da pescatore non poteva mancare finalmente alla collezione, ragazzi. Anche questo riprende chiaramente un po' la felpa. Taglia unica, fitting perfetto per essere un po' swag. E di Forn poi mi ha costretto, dopo tante richieste, a fare le calzine, ragazzi. Chiaramente non poteva mancare il guanto, come ogni anno. Tra l'altro, unboxing con voi. Quanto, ragazzi, lo definirei chirurgico quest'anno. E come avrete notato, guarda anche cosa c'è dentro. Voi non so se lo vedete, ma è completamente bianco, white, da chirurgo, con solo i miei loghi in rilievo in silicone sopra. Quindi quando andate a girare, mano pulita, perfetta, da chirurgo. Palmo cambiato completamente, con questo tessuto traspirante ma molto resistente. Chicca delle chicche che abbiamo aggiunto. L'indice con il tessuto touch, così potete usare anche il telefono senza problemi. Tra l'altro, se non siete riusciti a venire qui all'evento, chi è venuto ha potuto comprare in anteprima queste cose, eccetto la felpa. Quindi da quando vedrete questo video sarà disponibile, quindi affrettatevi perché le felpe sono la hit. Raga, fatemi sapere nei commenti se vi gasano o no le cose. Ricordatevi, link in descrizione. Questa settimana purtroppo, anche se è stata una settimana molto intensa per noi e soprattutto doveva essere solo una settimana di divertimento, gasamento per il contest, come ben saprete avete visto, Luca Salvadori purtroppo ci ha lasciato durante una gara su un circuito cittadino. Però per chi non lo sapesse, conoscevo Luca, l'avevo conosciuto un annetto e mezzo fa, ero forse diventato un po' più suo amico, non c'ero uscito mille volte, ma ho avuto la fortuna di uscirci a cena credo una decina di volte in totale e vedere veramente com'era dal vivo, non solo nei video. Eravamo entrambi atleti e su YouTube non ce ne sono tantissimi che portano contenuti sia a livello intrattenitivo sia da atleta, ma soprattutto entrambi praticavamo, pratichiamo uno sport dove rischi la vita. E quando parlavamo dei nostri sport c'era sempre qualcosa di particolare, perché nel momento che ci relazionavamo e provavamo a spiegare l'un l'altro le sensazioni che provavamo durante la gara o durante io un trick o lui una curva, ci capivamo molto, ecco, cioè c'era tanta empatia perché provavamo le stesse sensazioni ma per due sport differenti. In particolare ogni volta che provavo a parlare di una mia gara sapevo al 100% che capiva cosa stavo provando in quella cosa, e questa cosa è quella che mi ha pesato di più di tutte nella sua scomparsa, nel senso che non pensavo di rimanerci così male, perché come vi ho detto lo conoscevo ma non ero il suo miglior amico. Più volte mi aveva commentato le mie storie di Instagram
quando facevo una storia al park o alle gare in particolare, dicendo cazzo che figata, vorrei provare, e l'avevo invitato al park, mi aveva detto sì dai facciamolo, facciamolo. Purtroppo però il facciamolo non siamo riusciti a farlo. E infatti per questo, ragazzi, mi sembrava il minimo potergli dedicare qualcosa durante un momento così speciale per me, perché dopo tanti anni di sforzi e dopo tanti anni che esiste il park, dall'inizio noi abbiamo sempre detto dobbiamo portare un evento del campionato del mondo al park, finalmente ci siamo riusciti, il minimo gesto è dedicargli questa gara. È passata una settimana, cazzo, ma ancora, figa, mi dà fastidio parlarne, è pazzesco. Cioè, fosse stato, cazzo, una persona che vedevo tutti i giorni, posso capire, ma veramente incredibile sta roba. Mi ha toccato nel profondo, lo ripeto, però... Insomma, gli voglio dedicare il contest. Semplicemente, la cosa che mi fa passare questa brutta sensazione è che quando ripenso che lui almeno se n'è andato facendo quello che amava e che sicuramente era il modo migliore per andarsene per lui, questo mi fa star tranquillo, ecco. Qui cerchiamo sempre di parlarvi di solo emozioni, senza starvi a pensare quello che può succedere o non può succedere, però è un qualcosa che quando ti metti il casco dentro di te lo senti, ma cerchi di dirti a me non succederà mai, però in fondo sai che invece è presente quella possibilità, soprattutto nelle gare su strada. Molti penseranno che non ne vale la pena, cioè per andare su in una strada a cannone, cioè chi te lo fa fare? Se non lo provate non potete capirlo, e nel momento in cui lo provate capite che quello che tiri da indietro, tutto quello che tiri da indietro è molto di più del rischio che corri, e questo secondo me è la cosa fondamentale. Luca, questo Monza Pizza Invitational lo facciamo per te. Like e serve. I'm a hero or my cake. Independent leader made a way. I'm the people's voice, your people rate. Stuck to my pace to turn and win a race. Trophies on trophies, views from the townscape. Change is great, pray, then I had to skate. God told me time to go elevate. Chosen child, I'm the champ now, not a featherweight. Man, I'm so blessed, I just managed. Ragazzi, abbiamo circa un 20-25 rider, maggior parte dall'estero, che sono venuti per fare il contest. Già avere dai 20-30 rider è ottimo. Sono eventi abbastanza esclusivi di essere bravo per girare, insomma. Io non farò l'evento, chiaramente non farò il contest, perché abbiamo organizzato, quindi sono impegnato nell'organizzazione, e farò il giudice, cosa che non mi piace fare, non vorrei farlo. Sono passato dal lato oscuro per questo evento, solo per questo evento, ma perché è il mio. E niente, adesso mi godo un po' di giri con gli altri rider, facciamo un po' di riding. Ho solo 20 minuti per girare. Si apre derby alle stelle. Come al solito, guarda qua, il tè alla pesca. This for the culture, stacking our beats like it's Folgers. We on the move, we in motion. I believe I got a notion. Nothing but love, that's devotion. But just don't cross me, I'm with the commotion. I can be Batman, it turns to the Joker. Depot with the locus, I'm trying to stay focused. I see it, I want it, that's hocus and pocus. And while I it's all in my hands, but I give it to Allah. He bless me with more and more overflow. Tada, I know I'm the best, I don't need your fake shout outs. I'm putting the work like an OVO night. I look real as you see it, I know that you notice. I keep it 100, never sugar coated. I'm locked and I'm loaded, pockets getting bloated. The goat on the mic, you dealt with who they voted. Yeah, ayy, we see you very soon. Guess what I'm here to do. Here to inspire you. We headed to the moon. Grazie di essere venuti al Monza Pizza, siete in tantissimi. Un po' di casino, un urlo di benvenuto per i nostri rider. 1, 2, 3. Raga, ci siamo, sta iniziando il contest. Primo gradino del podio, il ventenne svizzero Reto Heini, con la sua seconda run ha sbaragliato tutti gli avversari. Va bene così, va bene.
purtroppo non c'è più. È dura ragazzi, però grazie mille di essere venuti, speriamo di ripeterlo l'anno prossimo con magari aumentare il livello del contest e vi aspetto sempre qui al park se volete girare o ad altri eventi. Grazie mille a tutti. Raga, sgomberato tutto, il park è tornato come prima, in questo momento è perfetto e pronto per la stagione invernale. Speriamo di riuscire a utilizzare la linea grossa, ti hai visto, adesso è perfetta. E soprattutto finalmente un po' di ragazzi del park hanno iniziato a farla. Primo nuovo membro della Monza Pizza Gang ad aprire la linea è stato Simone Aceti, però raga ha tirato una secca della Madonna. Tutto ok, niente di rotto per fortuna, solo una gran botta. Poi l'ha seguito subito il Jomu Jo che ha chiuso tutta la linea. Sì! E ieri dopo l'evento, chiaramente estremamente gasato da tutti i ragazzi che giravano e triccavano, anche il buon Luca ha deciso di farsela tutta. Il re della linea grossa. Raga, il re della linea grossa. Luca Cazzaniga, incredibile, dai! E quindi ragazzi, ci sono ancora pochi polli della Monza Pizza Gang che non l'hanno fatta. E questo è proprio un messaggio per spronarli, perché loro lo sanno che gli manca da fare questa al parco. Questo primo Monza Pizza Invitational quindi si conclude qua ragazzi. Ho voluto dedicarlo a Luca Salvadori, come avete visto. È stato difficile anche parlare di lui durante l'evento, ma questa cosa mi ha fatto bene perché è passata una settimana da quando lui è scomparso e ho fatto fatica veramente a metabolizzare questa cosa. Avrebbe voluto che noi continuassimo a vivere le nostre vite al 100%, cosa che assolutamente continuerò a fare. Ragazzi, come diceva Luca, gas e ci vediamo a un prossimo video.